La parola per iniziare a presentare. Questa è la conferenza stampa per il nuovo tavolo di pace permanente che vogliamo come Istituto Culturale Italo-Libanese istituire insieme ad altre associazioni. Allora, ringrazio l'onorevole Roberto Bagnasco e purtroppo non ci sarà l'onorevole Alessia Ambrosi, perché si è infortunata e non ha potuto raggiungere Roma. Velocemente, siamo un po' stretti coi tempi. Il tavolo permanente per la pace, su iniziativa dell'onorevole Alessia Ambrosi, vicepresidente dell'Unione Interparlamentare. L'onorevole Bagnasco è il nostro referente come Unione Interparlamentare per Libano, Siria, Giordania e Palestina. Quindi ci siamo rivolti a loro per poter avere diciamo una visibilità sul mondo della cooperazione e della conferenza che vogliamo iniziare a stabilire. Non so se l'onorevole Bagnasco vuole parlare per primo, poi abbiamo due collegamenti via TV e se ci sono dei problemi. Se ci sono dei problemi, facciamo parlare magari alternativamente quelli che sono collegati via TV, via web. Ovviamente che, tanto buongiorno a tutti, mi spiace che la mia collega, la nostra amica, purtroppo abbia avuto questo incidente di percorso. Mi auguro che sia una cosa di breve scadenza, ma comunque da qua gli facciamo gli auguri, auguri internazionali, ma auguri soprattutto sinceri per una pronta guarigione. Mi sarebbe piaciuto averla qui perché ci teneva moltissimo a questa iniziativa, come l'amico Ticozzelli sa benissimo, e quindi è veramente una mancanza che sentiamo particolarmente. Il nostro è un tentativo molto serio, molto concreto, vi assicuro, anche se portato avanti in maniera semplice, di focalizzare per quanto possibile, sfruttando anche evidentemente la nostra presenza come parlamentari e sedi istituzionali importanti e significative come quella della Camera sulla situazione nel Medio Oriente ed in particolare ovviamente in questo caso nel Libano che purtroppo, ripeto, purtroppo è in questo momento particolarmente protagonista. Molto spesso si parla di conflitto israeliano, dei problemi di Gaza, è chiaro che sono problemi non grandi ma grandissimi, drammatici, problemi di difficilissima soluzione, però molto spesso dimentichiamo che a fianco, anche vicino, devo dire, a questa situazione ce n'è un'altra, con sempre protagonista Israele, però questa volta nella zona del Libano, che a molti sfugge, ma potrebbe diventare purtroppo il punto più delicato, ancora più delicato rispetto a quello già gravissimo Più grande, della. più grande. Sì, più delicato e più grande e più importante. Quindi, in qualità di Presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Mediterraneo orientale, vi do quindi a tutti il benvenuto, vedo che siete tanti, siete numerosi, a questa conferenza stampa dedicata alla complessa e delicatissima situazione nel Libano. Oggi ci riuniamo non solo per analizzare le radici di una crisi che presenta diverse sfumature, ma anche per esplorare le vie possibili verso la sua risoluzione e per condividere le idee e strategie che possono contribuire ad un futuro più stabile e prospero per il Libano e quindi indirettamente anche per l'Italia, ma direi per l'Europa. Il Libano è un paese di straordinaria bellezza e ricchezza culturale, qui ci sono amici che lo conoscono molto bene, un crocevia di civiltà che nel corso dei secoli ha visto nascere e svilupparsi un'incredibile diversità di esperienze umane. Tuttavia questa nazione, con le sue profonde radici storiche e il suo vibrante mosaico sociale, si trova oggi ad affrontare una delle crisi più gravi della sua storia moderna e purtroppo il Libano di crisi gravi ne ha già avute. L'instabilità politica, l'erosione economica, il rischio dell'allargamento della guerra, le tensioni sociali e le sfide umanitarie si intrecciano in un quadro
che richiede un'attenzione ed un intervento urgenti, ma soprattutto concertati. Dal crollo della valuta nazionale alla carenza di beni di prima necessità, dall'esplosione devastante nel porto di Beirut alla crisi sanitaria aggravata dalla pandemia di Covid-19, il Libano sta vivendo un momento di straordinarie difficoltà. La politica interna è paralizzata da conflitti settari e da una governance inefficace, mentre le influenze esterne contribuiscono ad alimentare un clima di instabilità e di incertezza. La popolazione, soprattutto le fasce più vulnerabili, ovviamente come sempre le fasce più vulnerabili, sopporta il peso di queste crisi multiple, affrontando quotidianamente sfide enormi per la sopravvivenza. Qui stiamo parlando ormai di sopravvivenza, non di esistenza. In questo contesto, il nostro lavoro di oggi assume una importanza cruciale. Abbiamo riunito esperti diversi per discutere e analizzare la situazione. Le nostre discussioni si concentreranno su vari temi chiave: l'impatto economico della crisi, ovviamente, le implicazioni sociali ed umanitarie, il ruolo della comunità internazionale e le possibili, ovviamente, soluzioni per una ripresa sostenibile. Esploreremo come le dinamiche regionali e internazionali influenzano la situazione interna del Libano, come le politiche globali possono essere orientate per offrire supporto e promuovere la stabilità. Rifletteremo sulla resilienza del popolo libanese, sulle storie di speranza e di resistenza che emergono anche nei momenti più bui e su come possiamo sostenere ed amplificare queste voci, perché uno dei nostri obiettivi è proprio quello di amplificare la voce del Libano. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo creare un dialogo costruttivo che possa portare a soluzioni concrete e praticabili. Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sulla gravità della situazione e mobilitare le risorse necessarie per affrontare le emergenze attuali e gettare le basi per una ripresa futura. Vogliamo soprattutto dare voce al popolo libanese, le cui storie di coraggio meritano di essere ascoltate e sostenute. In questo momento è essenziale il contributo di tutti e sono certo che le nostre discussioni odierne porteranno ad una rinnovata determinazione a sostenere il Libano in questo momento critico. Prima di dare la parola ai relatori, agli importanti relatori, vi comunico che il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, non riuscirà a partecipare, però mi risulta che abbia mandato un videomessaggio e quindi ovviamente lo ringraziamo e lo invitiamo già per una prossima occasione. Ok, grazie, aspettiamo dalla e buon lavoro. Grazie onorevole. Aspettiamo dalla regia l'ok per eccolo qua. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per l'invito all'onorevole Alessia Ambrosi e a tutti voi intervenuti, scusandomi di non poter essere con voi a causa di altri significativi impegni istituzionali, ma certamente va apprezzato l'iniziativa dell'Istituto Culturale Italo-Libanese che permette di condividere alcune riflessioni sul valore fondamentale della pace, della stabilità, della convivenza, oggi più che mai necessario, soprattutto in quella terra, in Libano e in generale nel Medio Oriente, alla luce di quello che purtroppo accade. Tra l'altro il Libano, dove noi siamo impegnati con una missione internazionale proprio per mantenere una stabilità e consentire un processo, ci auguriamo duraturo, di pace e di convivenza in tutta la zona. La pace non è infatti soltanto, certamente anche, l'assenza di un conflitto, ma un vero e proprio pilastro su cui costruire società giuste, prospere, armoniose e la condizione essenziale per lo sviluppo economico, culturale e sociale dei nostri popoli, in un mondo in cui purtroppo invece le turbolenze attorno all'Europa e i conflitti attorno all'Europa
si moltiplicano. Per questo la pace diventa una responsabilità condivisa, un valore da coltivare ogni giorno attraverso il dialogo, la comprensione reciproca e la cooperazione dentro e fuori ogni nazione. Il Libano è da troppi anni al centro di un'area piena di conflitti. Ancorché abbia da lungo tempo, dal 1989, un sistema che, ponendo fine alla guerra civile di allora, si basa su una rappresentanza equa tra cristiani e musulmani nel Parlamento. In questo modo si dà voce in modo democratico a tutti i cittadini e si cerca di prevenire conflitti e tensioni. È un valore da preservare, da incrementare in un contesto in cui noi ci auguriamo che esso sia una fonte di stabilità e di convivenza di cui si ha tanto veramente bisogno in quell'area. L'Italia è presente, l'Italia è un attore importante e in questo si lega anche un rapporto storico con il Libano che giustamente in questo meeting verrà evidenziato e sottolineato con la partecipazione di numerosi parlamentari che condivideranno gli stessi obiettivi. Buon lavoro. Allora, grazie al Ministro. Io approfitterei, visto che siamo in collegamento, di dare la parola, anche per un ordine, dare una scaletta, siamo un po' stretti coi tempi, all'ambasciatrice del Libano in Italia, Mira Daher, che è in collegamento da Beirut. Quando mi dà l'ok. Buongiorno ambasciatrice, mi sente? Buongiorno. Noi non la vediamo, sì. Però ancora. Aspettiamo un ok dalla regia. Non vediamo il video. Non sento. Io. Vai. Mi senti? Allora. Mi senti? Sì, infatti io ne approfitto perché visto finché c'è la linea e l'elettricità, Mira, ne approfittiamo. Poi spieghiamo anche perché, che l'elettricità in Libano va e viene. Se no, riesci... no, non siamo bene, c'è elettricità, c'è tutto adesso. Ah, ok, perfetto, meno male. Grazie. Grazie per essere qua, grazie per l'invito, grazie per essere interessante a fare una sessione sul Libano che è molto vicino dall'Italia. E scusami per il mio italiano, ma proverò di parlare un po' in italiano per essere un po' chiaro. Se vuoi parlare in arabo abbiamo anche chi traduce o in francese, come vuoi. Io cambierò in inglese se io voglio cambiare. No, parla in italiano, non... dai, che ce la fai. Bene, va bene. Io devo dire che prima noi siamo, dobbiamo ringraziare molto, molto l'Italia per essere vicino del Libano con la UNIFIL, con l'aiuto che l'Italia ha dato sempre al Libano da molto tempo fa adesso e noi siamo molto vicino al popolo italiano e veramente siamo come sorelle e fratelli, siamo due popoli che sono molto simili. Ma io devo dire anche che se noi non diciamo qual è la causa di tutti i problemi, non sarà la soluzione, non sarà bene, perché se noi se qualcuno non si sente bene, devo sapere qual è la causa del suo impegno, non so per dare la medicina, devo sapere qual è la causa qual è il problema. Allora in Libano il problema non è il problema di Israele o di... Il problema del Libano è che noi dobbiamo subire tutto che si succede nelle paesi vicino da noi.
L'Ucraina, per esempio, qua, le altre non sono venute in Italia per dare una lezione all'Ucraina. L'Ucraina è l'Ucraina con i suoi problemi che sono interni, e tutto il mondo è interessante a firmare la guerra, ma nel Libano noi paghiamo il prezzo di tutti. Allora, non è il problema del Libano con gli altri, il problema è che noi, come un terrano, è molto aperto, e perché noi siamo vicino di tutti i problemi. Ma il maggiore problema è che quanto non c'è giustizia, sarà come questo. Quanto abbiamo un popolo che non ha giustizia di vivere, e loro sono da noi, e noi abbiamo subito tutto quello che gli altri hanno decidono di fare, di dare un paese agli altri senza dare un occhio a quale succederà del popolo che esiste. Allora sono venuto da noi e noi paghiamo il prezzo da 1948 adesso, non è una cosa nuova. Anche abbiamo i problemi di siriani immigranti dal Libano. Noi abbiamo 2 milioni dell'immigrazione e noi dobbiamo pagare il prezzo per tutti. Allora, il Libano è un paese che è molto esemplare per gli altri. È un paese che per me non è un mosaico, è un amalgama, perché noi siamo tutti, facciamo... Che il Libano è la foto del Libano, non è il pixel only, è la grande picture, if you want. Il Libano è un amalgama di tutte le confessioni, di tutte le religioni, è un esempio per dare al mondo intero, perché non abbiamo una maggiorità di religione, abbiamo in minorità di tutti, e tutti sono involved a fare la pace in Libano. E dire che noi siamo sulla frontiera, abbiamo oggi le problemi che noi abbiamo, io credo che Israele e i palestinesi hanno il problema con tutto il mondo, non è solo il problema del Libano, perché quanto non c'è pace, non c'è pace, non c'è pace in Sudan, non c'è pace in Ucraina, non c'è pace, e la pace sarà se noi come paesi non facciamo le cose come si deve con loro, con le due, per dire che le due devono essere in pace insieme, perché gli altri non hanno le ragioni o le cause di continuare in una guerra, perché finalmente quanto c'è un spazio, c'è qualcuno per essere qua. Allora noi abbiamo il nostro sud, che è molto molto importante per la regione, non solo per il Libano, perché quanto non c'è la pace nel sud del Libano, non sarà pace in Europa, non solo in Libano. La causa non è solo da noi. Le migranti che sono in Libano, loro sognano di essere in Europa, non di essere in Libano, perché il Libano non ha niente a dare adesso. Ma quanto loro non hanno bisogno di ritornare o di tornare in Siria, dove andranno? Noi siamo a 3 ore, come Malta, come Grecia, come Cipro. Questo è molto importante per fare, per mettere le cose nel loro environment. Dobbiamo dire le cose che sono molto importanti per l'Italia, per l'Europa, per la pace, per il mondo. Libano è un paese che ha sempre dato la pace per il mondo. Libano è un messaggio, come il Papa ha detto. Libano è un messaggio di pace per il mondo. Non possiamo essere una popolazione che ama la guerra o che ama fare la guerra. Ma noi dobbiamo ancora dire che le cose che
quanto abbiamo sul borders da qua e da là, de cose che non abbiamo niente a fare, ma al fine noi paghiamo il prezzo. C'è un prezzo, un prezzo a pagare. L'Italia non può essere un paese neutral. L'Italia è un paese di pace. Il messaggio dell'Italia, l'Italia è equals pace, è uguale a pace per noi. E tutto noi dobbiamo dire ai israeliani, ai palestinesi, ai siriani, voi dovete fare la pace e voi dovete tornare a Siria. Io credo che la maggiorità dei problemi del Libano saranno finiti. Allora facciamo la pace come si deve con il Libano, mano in mano, perché il libanese è un popolo molto innovativo, molto creativo, molto chi sa vivere molto bene. Non abbiamo bisogno di essere un pesante sugli altri, noi abbiamo bisogno di essere qua per gli altri. Allora la pace equals giustizia e vivere nel tuo paese. In Israele la giustizia, in Siria dobbiamo dire ai siriani, che sono molto molto numerosi in Libano e adesso è un problema maggiore per tutto il mondo, che devono entrare in Siria per vivere nel loro paese. Non c'è un albero che può crescere in il mare, sarà solo nella terra quanto sono un albero che un albero può crescere. Allora questo è il nostro messaggio. Grazie mille Mira. Per essere grazie Mira in... Grazie ambasciatrice. Noi abbiamo i tempi contingentati, quindi io passerei subito o a Sergio, l'onorevole Divina, e poi a Luca Bellotti, poi dopo a Bernardo. Mi raccomando, perché alle 2 ci buttano fuori, abbiamo 30 minuti. Acceleriamo il più possibile, intanto ti ringrazio. Sì, poi affronteremo, dopo i vostri speech, affronteremo magari anche qualche domanda, qualche punto in sospeso. Beh, dunque, all'invito del tuo istituto culturale italo-libanese, noi abbiamo aderito estremamente, con estrema tranquillità, felicità. Perché? Perché qua è un po', tu hai chiamato, diciamo, gli uomini e le donne di buona volontà a dare le proprie energie, le proprie capacità per poter risolvere una situazione che non è ingarbugliata, più che ingarbugliata, ma che tocca una sponda del Mediterraneo che ha tutta una serie di riflessi su tutti i nostri paesi. Dunque, gli esperti come l'ambasciatrice plenipotenziaria libanese potrà entrare, è entrata diciamo, fortemente nell'argomento. Io ti posso dire, se mi permettete, di fare una specie di focus rapidissimo. Cosa è successo dopo il 7 ottobre? L'incursione di Hamas ha visto una risposta estremamente forte di Israele, raid, bombardamenti, blocco di forniture, una grossa crisi umanitaria. Cosa è successo? Ad oggi, sul fronte israeliano ci sono stati 1.600 civili deceduti e 700 soldati che sono caduti nelle operazioni. Sul fronte palestinese la situazione è ancora più grave, perché abbiamo circa 38.000 vittime civili e fonti israeliane dicono più 12.000 miliziani tra Hamas e Jihad Islamica. Negoziati sul cessate il fuoco, sì, sono stati messi in atto, però senza grandi risultati, sia dagli Stati Uniti, sia da Egitto, sia da Qatar. Abbiamo una lebile speranza, perché sembra che stiano per portare a qualche situazione, a qualche soluzione. Israele è molto rigida, Netanyahu ha posto due condizioni per il cessate di finire la guerra sostanzialmente. Uno è di sradicare totalmente Hamas e due la liberazione di tutti gli ostaggi. Perché una linea così dura? Grosse difficoltà interne che conosciamo, una riforma giudiziaria fallita, le proteste dei familiari degli ostaggi ogni altro giorno chiedono le dimissioni del governo. Gantz, uno dei più importanti suoi ministri,
del resto ha avuto una popolarità di recente superiore a quella del primo ministro Netanyahu, abbandonato il governo e chiede esso stesso le elezioni a settembre, per cui grandissima difficoltà. Gli americani stanno prendendo posizioni di contrasto, comunque di differenziazione sull'idea di Stato palestinese, sull'idea se deve o meno ritornare l'autorità nazionale palestinese, sulla gestione della crisi umanitaria. Ci ha messo lo zampino anche la Corte Suprema israeliana, che ha annullato le decisioni del governo terrestre di esentare dal servizio militare i religiosi, gli Haredim. Inoltre ha caricato anche sospendere tutti i finanziamenti alle scuole ebraiche che non collaborano per questi obiettivi. Dunque Bagnasco l'ha definita la situazione più delicata, sicuramente più delicata quella nel nord di Israele, cioè nel sud del Libano. E sappiamo che abbiamo Hezbollah che si muove completamente in modo autonomo da quello che è il paese, da quello che è il governo del paese, e questo potrebbe sicuramente, sappiamo chi c'è, chi sta sostenendo, è Teheran che sostiene questa posizione, il che potrebbe anche estendere il conflitto a tutta l'area. Un Libano, l'ha detto anche l'ambasciatrice, in piena crisi, totale crisi, non ha un capo di Stato ormai da 2 anni, non ha un governo, è un governo dimissionario, da 3 anni non rinnovano i consigli comunali, per cui non abbiamo enti, nemmeno enti locali che possono fare qualcosa. Abbiamo 140.000 sfollati su ambo i confini, e, però va anche detto che la crisi umanitaria forse peggiore oggi ce l'abbiamo a Gaza, nel senso che abbiamo il 50% delle abitazioni distrutte, l'80% delle strutture commerciali completamente distrutte, così edifici scolastici e 16 ospedali su 35 sostanzialmente funzionano parzialmente, per dire quasi nulla. La situazione di Gaza vede una popolazione di 2.300.000 abitanti, dei quali 1.700.000 oggi vive in campi profughi, situazione disperata. L'alto rappresentante Borrell dell'Unione Affari Esteri e Sicurezza ha dichiarato resto che spostamenti forzati di popolazione sono severamente vietati dal diritto internazionale. Sudafrica ha portato addirittura la questione alla Corte Internazionale di Giustizia accusando Israele di genocidio. Comunità internazionale. La comunità internazionale è divisa politicamente, ideologicamente, su 193 stati che la compongono, 143 solo riconoscono lo Stato palestinese e 163 solo riconoscono Israele, per cui non si è nemmeno riusciti a normalizzare la situazione per garantire almeno il rispetto dei diritti umani fondamentali. Per il sud del Libano c'è uno spiraglio, se si riesce a portare a casa, ed è la proposta fatta da Francia e Stati Uniti in due fasi, che prevede sostanzialmente il ritiro delle forze di Hezbollah dalla zona frontaliera, l'invio di 15.000 soldati dell'esercito libanese in quest'area, la più ampia possibilità di movimentazione delle truppe UNIFIL e lo stop immediato dei sorvoli israeliani sul Libano. La seconda fase dovrebbe dare inizio ai negoziati per delineare il confine fra i due stati, che sembra che si debba ancora, siamo arrivati quasi alla fine, la famosa linea blu che è tracciata dall'ONU ancora nell'anno 2000. Il paese nostro, la Meloni aveva fatto una visita in Libano nel marzo scorso e comunque ha garantito la presenza, la permanenza almeno di 1.000 militari italiani a sostegno delle truppe dell'UNIFIL. C'è da dire, ed ecco l'importanza del vostro tavolo, del nostro tavolo, di chi vorrà partecipare, che dopo il 7 ottobre non è mai stata convocata una conferenza di pace formale per la soluzione del conflitto. Il Qatar si è attivato più di altri, è riuscito a garantire, o comunque si è attivato per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da entrambi le parti. Gli Stati Uniti hanno aderito a questa linea, però sappiamo che c'è un grosso contrasto tra Biden e Netanyahu, fra i due paesi, circa la soluzione dei due stati che propenderebbe in questo momento gli Stati Uniti. Le Nazioni Unite hanno tentato, comunque tenuto delle riunioni di emergenza per affrontare particolarmente la crisi umanitaria del cessate il fuoco, ad oggi però, come vediamo, senza grandi risultati. Ad oggi non è stata ancora ufficializzata una conferenza di pace globale, è stato istituito il famoso tavolo di pace per il Medio Oriente, ma l'ultima riunione che ha fatto l'ha fatta nel luglio del 23, per cui no, molto prima del 7 ottobre,
ed è pertanto necessario in questa situazione che rischia di espandere e far diventare un conflitto con basi più larghe, per non dire un pericolo mondiale, mettere in piedi tutte le nostre energie, tutte le capacità, uomini di buona volontà, parlamenti, istituzioni, organizzazioni non governative, per fare tutto il possibile per fermare questa situazione. Come ISIA abbiamo detto daremo tutto il massimo, tutte le nostre energie per questo lavoro, per partecipare a questa iniziativa. Grazie. Sì, scusate, mi sono dimenticato di presentare il senatore Sergio Divina, che è vicepresidente dell'ISIA, quindi la nostra collaborazione deriva anche da questa sua carica. Io lascio la parola al presidente della Fondazione Italiana per l'Italia, onorevole Luca Bellotti, il quale ti chiedo di essere breve perché abbiamo ancora 3-4 persone da intervenire e abbiamo i tempi veramente limitati. Sì, ma capisco. Innanzitutto ti ringrazio, è sempre importante essere qua alla Camera dei Deputati per lanciare questi messaggi che poi dopo attraverso i giornalisti arrivano sui giornali, arrivano anche all'opinione pubblica. Io credo mai sottovalutare la stupidità umana. Parto così dicendo che purtroppo la Prima Guerra Mondiale è partita nel 1914 con l'uccisione dell'Arciduca d'Austria e poi lì si è acceso un focolaio gigantesco. Quindi noi siamo alle prese con dei focolai assolutamente pericolosi, molto vicini a casa nostra. L'Italia credo che abbia maggiori responsabilità rispetto agli altri paesi, anche all'Europa, proprio perché l'Italia penetra il Mediterraneo e vorrei magari lanciare un messaggio, insomma, i fratelli del Mediterraneo, questa parola dovrebbe essere coniata e utilizzata, non sono né i fratelli d'Italia né i fratelli musulmani, fratelli del Mediterraneo, nel senso di una storia comune e condivisa che fa essere Roma, il nostro paese, protagonista di un recupero e ritorno all'umanità e alla civiltà. Vi faccio qualche esempio, anch'io passo brevemente leggendo gli appunti perché purtroppo i tempi sono brevissimi. Gli accordi negli ultimi 50 anni fatti tra l'Europa e il Medio Oriente riguardano soprattutto la questione israeliana, la questione giordana, la questione libanese, la questione palestinese. Ricordo gli accordi di Camp David nel 1978, poi l'accordo che è stato tirato in ballo con l'intervento precedente del ministro Urso di Taif nel 1989, mediato dall'Arabia Saudita, che ha cercato di riequilibrare il potere tra le diverse comunità del paese. Ricordo gli accordi di Oslo nel 93, sempre il conflitto israelo-palestinese, gli accordi di Wadi Arabia tra le tensioni tra Giordania e Israele, quindi che tolse le dispute territoriali. Poi ricordo in Tunisia la rivoluzione dei Gelsomini, il trattato di pace negli Emirati Arabi nel 2020. Quindi voglio dire, comunque può esserci una volontà di arrivare ad accordi che in qualche maniera tendono a proteggere e a proporre la pace. Quindi quali sono le lezioni che abbiamo apprese? Le lezioni che abbiamo apprese serve la mediazione internazionale, serve il dialogo, i compromessi reciproci, il coinvolgimento di tutte le parti, anche per dare l'avvio a una sorta di sviluppo economico di queste aree. E quindi io volevo anche citare, leggervi veramente due righe per dirvi di quanto grave è la situazione nel Libano e di quanto è alta la responsabilità anche della nostra comunità nazionale italiana. L'UNICEF ha constatato che il 16% delle famiglie manda i propri figli a lavorare per integrare il reddito familiare. Il 26% delle famiglie ha dichiarato che i propri figli non vanno a scuola. Il 38% delle famiglie riferisce quotidianamente che i propri figli sono ansiosi e il 24% depressi. Per di più, l'81% delle famiglie ha ridotto le spese sanitarie e l'84% ha dovuto prendere in prestito denaro o acquisire a credito
per procurarsi prodotti alimentari essenziali. Questi dati si aggravano nel sud, dove il 46% delle famiglie dichiara che i propri figli sono ansiosi e il 29% depressi. Quindi questa è la situazione. Io volevo, altri 30 secondi brevemente, fare anche un'analisi generale. Nel 1882 l'Inghilterra conquistò l'Egitto praticamente con 57 militari uccisi. Quindi la guerra all'epoca, non vi sto per dirti anche gli Stati Uniti nel 1846 conquistarono il Messico, conquistarono grandi estensioni, grandi poteri, con pochissime perdite umane. Oggi, a distanza di un secolo e mezzo da questi conflitti, da questa situazione, mentre una volta la guerra poteva essere produttiva, economicamente vantaggiosa, oggi la guerra è distruttiva oltre i limiti degli aspetti economici, oltre i limiti, noi corriamo il rischio veramente di trafiggere, di colpire l'umanità nel proprio centro, nel proprio cuore. E uno dei conflitti maggiori si crea nel Mediterraneo, quindi a maggior ragione, grazie a Tico Zelli di averci dato questa opportunità a sostegno, spero che i muri di questa zona parlamentare possano contagiare anche i nostri colleghi nel Parlamento per portare un segno di pace vivo, forte e autentico. Grazie onorevole Bellotti. Allora, io do la parola subito a Bernard e poi a Scagnetti. Lasciamo la fine alla poesia. Va bene? Sì, adesso parla Bernard. Sì, lo prendi da lì o se vuoi venire qui come vuoi. Così magari ti vedono. Dato che parla Bernard ti lascio il posto. Onorevoli signore e signori, volevo ringraziare Stefano, l'Istituto di Cultura Italia-Libano, l'onorevole Suaz Bai, che mi ha esteso questo invito. Io sono direttore di un centro studi sul Medio Oriente, quindi come spesso chi mi conosce scherza dice state lavorando molto in questo periodo. Purtroppo sì. Noi abbiamo una sede a Roma, abbiamo una sede a Beirut, quindi abbiamo una, diciamo, non conoscenza, ma sentiamo pulsare quotidianamente quello che accade giù, non soltanto a Beirut, ma in tutto il paese. L'ambasciatrice ha detto una cosa importante, ha parlato della posizione del Libano. La posizione geografica del Libano è la sua fortuna e la sua sfortuna allo stesso tempo. È la sua fortuna per la conformazione del paese che lo ha reso florido negli anni 60 e 70 grazie soltanto a due servizi, che altri servizi non può offrire il paese, che sono il turismo e i servizi bancari, che sono purtroppo entrambi collassati oggi. I servizi bancari sono collassati per una cattiva gestione da parte della politica e quindi la crisi economica, i servizi turistici sono collassati per la decisione di alcuni libanesi a rendere il paese poco sicuro e quindi poco visitabile, nonostante il Libano abbia moltissimo da offrire sotto questo punto di vista. E questo è un primo punto da evidenziare. Spesso i libanesi amano presentarsi non come arabi ma come fenici. Questa è una diatriba interna che però poggia su alcune considerazioni storiche. E storicamente i fenici l'unico interesse che avevano era quello di fare commercio, non volevano fare la guerra, si sono avventurati in questa guerra a Cartagine, non è finita bene e questo conferma che effettivamente ancora oggi l'interesse dei libanesi è quello di prosperare con una cultura della vita e non con una cultura della morte o della guerra come purtroppo stiamo assistendo oggi. È importante evidenziare questo aspetto qui, in questa sede istituzionale, perché altrimenti anche agli occhi della comunità internazionale traspare un paese che è votato alla guerra, con una crescente cultura della guerra, ma questa non è la realtà. Nei giorni scorsi c'è stato un deputato libanese che ha fatto un discorso politico e ha deriso, diciamo così, tutti quei libanesi che si vanno a divertire nel fine settimana. In Libano c'è una cultura della vita veramente radicata e ovviamente questi fine settimana vengono documentati anche sui social media. Questo deputato dice, ma come, ci sono delle persone che combattono nel sud e altri libanesi che invece pensano a divertirsi. E la maggior parte dei libanesi non vuole combattere, non perché non voglia difendere la propria terra. I libanesi purtroppo hanno dimostrato negli ultimi 40 anni di poterlo fare, ma non vogliono farlo, non vogliono essere nelle condizioni di farlo, vogliono far prosperare la cultura e quindi anche
la cultura della pace. Abbiamo la centralità del paese, ma soprattutto la gravità della situazione, secondo me è anche evidenziata dalla recente visita del segretario di Stato Vaticano Parolin, che dopo il nostro presidente del Consiglio la Meloni si è recato in Libano. È vero che è stata una visita non contestualizzata in un ambito politico, ma a mio avviso è estremamente rilevante il fatto che lo Stato Vaticano si preoccupi di un paese che, a differenza di tutti gli altri paesi nella regione, comunque mantiene un volto cristiano e comunque ricco sotto questo punto di vista di una convivenza radicata tra non soltanto cristiani e musulmani, ma di tutte le confessioni che possiamo conoscere del cristianesimo e dell'Islam. Prima di chiudere, abbiamo parlato di UNIFIL. L'Italia, io credo, lo dico anche da italiano in questo caso, è il paese con maggiore successo, tra virgolette, in Libano, in quanto soprattutto nel sud i militari italiani hanno una percezione veramente di diciamo persone, prima che militari, che aiutano la popolazione libanese. In questo è importante evidenziare anche il ruolo delle ONLUS, di cui abbiamo oggi dei rappresentanti, che fanno un lavoro di concerto con l'UNIFIL, a volte anche più consistente rispetto a quello che i militari possono fare, molto molto importante nel sud del Libano, ma anche in altre aree. Per chiudere, la decisione della guerra o della pace in Libano è una decisione sovrana che deve spettare allo Stato e deve spettare all'esercito libanese. Anche l'Italia si sta muovendo in questo senso per rafforzare l'armamento dell'esercito, così come accade in ogni paese. È giusto, da un punto di vista istituzionale, se parliamo di una repubblica come quella del Libano ancora, che la decisione della guerra e della pace sia esclusivamente in mano allo Stato, uno Stato che ancora oggi non ha un Presidente della Repubblica. E è molto importante che la comunità internazionale e anche l'Italia supporti il Paese per arrivare all'elezione di un Presidente della Repubblica, per non essere più coinvolto in conflitti che non riguardano il Libano. Il conflitto israelo-palestinese non riguarda il Libano, il conflitto siriano non riguarda il Libano. La nostra ambasciatrice, l'ambasciatrice del Libano, ha parlato di 2 milioni, secondo noi sono molti di più. Il Libano non vuole più fondi dall'Unione Europea. Non diamo più fondi allo Stato libanese che per gestire i profughi siriani, perché buona parte di quei fondi, considerata anche la corruzione che esiste a tutti i livelli sul piano politico libanese, vengono sperperati. Il Libano non riesce più a contenere al suo interno 4 milioni di libanesi, 1,5 milioni di palestinesi all'interno dei campi profughi armati, 2 milioni di siriani, buona parte dei quali, non potendo trovare lavoro, delinquono. Spesso ci sono spesso appunto delle situazioni che poi degenerano. Quindi, per il bene della popolazione siriana, per il bene della popolazione palestinese, il Libano non può più farsi carico di problemi che non sono i suoi. Vuole tornare a vivere come vivevano i fenici, fare commercio, vivere in pace in tutto il Mediterraneo. Grazie. Grazie Bernard. Io prego Gianluca, visto che c'è ancora il presidente dell'Accademia che è in collegamento, di essere brevissimo, se ce la fa in 5-6 minuti. Va bene, no, sarò brevissimo, anche perché molto è stato detto. Mi limiterò, come dire, a mettere un po' di carne al fuoco a questo punto, a sottolineare qualche aspetto, poi ovviamente sarà oggetto di discussione. Non troppa carne, il fuoco c'è già, per fortuna è un fuoco lento. Intanto, ecco, consentitemi, è la prima volta che sto da questa parte, per tanti decenni stavo dall'altra, quindi mi sento, è strano stare da questa parte qua, della barricata, qua alla sala stampa. Va bene, è un aneddoto, insomma, prima si parlava della corrente elettrica che in Libano va via, ritorna, c'è sempre stato questo problema. Qualche anno fa, dopo che venne assassinato brutalmente con autobomba, io intervistai un diplomatico italiano che era stato a Beirut, anche tra l'altro, era stato anche in Sud America, e lui mi disse: ma guarda che Obeika, Elio Obeika, è stato uno, forse un ottimo, per gli standard ovviamente di quel periodo, un ottimo ministro delle acque e dell'elettricità. Quindi alla fine torniamo sempre, no, a questi problemi infrastrutturali, no? E
è intrigante questa cosa, e non faccio, diciamo, una retorica a prezzi di supermercato, no? Perché, diciamo, è capitale della benevolenza, cioè, sì, è il tavolo per la pace. Parlare adesso di questo quando c'è un conflitto in atto, è un conflitto a bassa intensità, per modo di dire, perché l'altro giorno un padre e una madre di famiglia sono morti sotto. Mi dai il tempo tu? Mi dai 3 minuti? No. Quindi a ogni azione corrisponde una reazione, si ammazza il braccio destro di Nasrallah, arrivano i razzi colpiscono dal Golan, beccano quella macchina che sta magari sulla strada statale, beccano il soldato. È un qualche cosa che potrebbe scivolare, come diceva prima l'onorevole, potrebbe scivolare. Probabilmente i 3 attori principali non vogliono che scivoli verso un conflitto ad elevata intensità, no? Perché quando si polarizza tanto la situazione, a questo punto conviene anche tenerla polarizzata senza farla degenerare troppo, perché conviene a Teheran, conviene che mostra i muscoli, fa tanta retorica, poi alla fine ovviamente non va uno scontro totale con Israele, verrebbe probabilmente vetrificato dagli americani nelle estreme conseguenze, no? Conviene al momento all'attuale primo ministro israeliano, che non naviga certamente in ottime acque. Poi vedrete, la storia ci dirà, le commissioni d'inchiesta, non lo so, il tribunale, come finirà dopo il suo mandato prolungato. E non conviene neanche Hezbollah, che tutto sommato vive in una polveriera. È vero, sì, che controlla il sud, sull'esercito libanese, insomma, qualche dubbio ce l'avrei, perché adesso le proporzioni etniche, il suo interno, come armato, è vero che, cioè, io mi ricordo il generale Aoun, che c'era a quel tempo, prendeva le armi dagli iracheni, da Junier, perché c'era la guerra contro i filosiriani, cioè ci vuole un'agenda libanese. 10 anni dopo ho intervistato un parlamentare di Tiro sunnita, ci vuole un'agenda libanese. Certo che ci vuole un'agenda libanese, però bisogna mettere un punto e capire bene da dove partire, anche in una condizione, qua è la cosa che intriga, no? Che però purtroppo non è un gioco, in un momento di difficoltà, di proteiformità, perché poi il pedale sulla frizione, io non guardo loro perché mi sfugge il microfono, e non per maleducazione, ma se no si abbassa e non si sente più un minuto. Quindi, a questo punto una battuta, concluderò con l'ex primo ministro israeliano, che è stato in tandem, Yair Lapid, che è stato in tandem con un altro primo ministro che era di destra, era Bennett, Naftali Bennett. Quando cadde il governo, poi formarono quello di Netanyahu con l'ultradestra e, diciamo, i partiti religiosi, disse, palestinesi era un'invocazione, e lui era stato il primo a mettere Ram, cioè la filiazione dei fratelli musulmani nel suo governo. Poi è andata male, palestinesi israeliani, cittadini israeliani palestinesi, intendo arabi, palestinesi, tutto dipende da voi, no? Tutto dipende da voi, io direi. Però purtroppo si è schiavi, si è delle classi dirigenti. Poi il discorso sarebbe lungo, mi fermo qua. Grazie. Grazie. Allora, io darei la parola al Presidente dell'Accademia della Poesia, Giovanni Dottoli, se la regia ci dice che è collegato, per chiudere con una chiosa su, diciamo, una vena poetica. Con una speranza, poi se rimangono un minuto do la parola a Maurice Salamè, che è il mio presidente effettivo dell'istituto, nostro presidente, sì, brava Cristina, che è l'esecutivo. Io sono presidente onorario, ho fondato questo istituto tanti anni fa e sono onorato di poter lanciare questa, diciamo, conferenza che vorremmo organizzare per ottobre, quindi l'appuntamento è per ottobre, un tavolo di pace permanente, lo scopo di essere permanente può essere richiamato in qualunque momento, con un'analisi sia politica, diplomatica e anche da parte di studiosi della situazione, coinvolgendo tutti i protagonisti. Quindi se mi dicono che è pronto il professor Dottoli. Vai. Sono qui. Ok. Posso? Prego, due minuti gentilmente, perché siamo proprio cortissimi. Due minuti, sono abituato. Grazie a tutti, grazie all'Istituto Culturale Italo-Albanese. Per 2 ragioni sono qua. Uno, mi occupo di Libano dal 1991. Sono l'autore di un libro sul Libano,
diario libanese. Sono stato grande amico del più grande poeta libanese, Salah Sittier, e ho appena pubblicato un libro sul Libano di Sami Tavil, intitolato Liban en deuil impossible, Libano un lutto impossibile. Quindi questa è una ragione, diciamo, di ordine personale. Ma come presidente dell'Accademia Mondiale della Poesia vorrei sottolineare il ruolo cruciale della poesia per giungere a una pace condivisa. E naturalmente, quando parlo di ruolo della poesia, ruolo dei poeti libanesi, dei poeti dell'area, dei poeti italiani, e quindi contestualmente il ruolo della cultura, il ruolo delle università. Nel 1981, col professor Ambrosi, guarda caso si chiamava Ambrosi come l'onorevole Ambrosi, abbiamo fondato la CUM, Comunità delle Università Mediterranee, in cui il Libano ha avuto un ruolo enorme attraverso il professor Antoine Khalife dell'Università Saint-Esprit. Non so se sia ancora vivo, probabilmente no. E abbiamo realizzato 3 programmi Med Campus con le università libanesi. Quindi ci sono tutti gli elementi per giungere a una pace condivisa attraverso poesia, cultura, università, ricerca. Per questo l'Accademia Mondiale della Poesia è al vostro fianco ed è pronta a dare il proprio contributo. Meno 2 minuti, grazie. Grazie professore. Passo un attimo la parola a Maurice Salamé, nostro presidente, poi di nuovo Bernard, che presenta 2 cooperanti. Io volevo ringraziare tutti quanti voi, perché oggi più che mai il Libano ha un bisogno di sostegno notevole, specialmente dalla nostra amica Italia. Noi siamo italiani e libanesi, da oltre 50 anni noi siamo qui in Italia, c'è altra gente, altri 30, altri 50, così via. Io a questa conferenza voglio aggiungere solamente 5 parole. Le 5 parole che sono fondamentali per la pace sono libertà, uguaglianza, tolleranza, rispetto e diritti. Queste 5 parole con un filo conduttore ci permette a riuscire a raggiungere una convivenza di pace a lungo termine. Vi ringrazio a voi e grazie per tutto quelle date per noi e per Libano. Grazie, viva l'Italia, viva il Libano. Ok, allora vai. No, vai, prego. Allora approfittiamo della presenza. Prima abbiamo parlato di attività di UNIFIL e di ONLUS da parte degli italiani. Abbiamo la fortuna di avere 2 rappresentanti di una ONLUS italiana che sta lavorando attivamente nel paese. Le ONLUS che lavorano in Libano fanno politica estera in maniera indiretta e apportano un grande lustro anche al nostro paese in termini di immagini. Quindi lascio la parola a voi. Buonasera a tutti, la ringrazio di questo brevissimo intervento, cerco di stare nei 30 secondi. La nostra ONLUS Vivere per Amare è una piccola ONLUS, sicuramente di quelle non con un grande blasone, però siamo all'interno di quello che è il Sistema Italia, che riguarda il Comando Operativo di Vertice Interforze, che raccoglie le richieste di aiuto che provengono da UNIFIL, quindi dal Libano. Nel gennaio scorso abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto per l'allestimento di un campo profughi a Tiro, e quindi attraverso un sistema rete che ha visto la nostra ONLUS di cooperare insieme con la MSC Foundation ed altre istituzioni, tra quali il Corpo Militare di Malta, siamo riusciti a spedire 2 container in 20 giorni per allestire questo campo con bagni chimici e gruppi elettrogeni, perché come si ricordava c'è un problema di elettricità, e altri 2 container con materiale sanitario e materiale alimentare. E quindi diciamo è il Sistema Italia che in qualche modo riesce a fare rete. Quindi vi ringrazio di darci l'opportunità di fare qualcosa di buono per gli altri. Bene, finché non ci cacciano via, no, siamo qua. Sì, prego. Allora niente, velocemente facciamo un recap di tutto. Quello che noi stiamo costruendo è un tavolo permanente per la pace. Uscirà su un portale dove ci si potrà iscrivere, dove ci sarà un'interazione. Il portale sarà diviso in vari settori: politico, diplomatico e tecnico. La
parte. Sì, sì, prego, con la domanda. No, no, era solo per avere un recap, perché siamo entrati senza introduzione, quindi mi sembrava doveroso dire che cosa siamo qui. Il tavolo permanente di pace che potrà essere convocato ripetutamente, partiamo da ottobre, per ogni sezione. Poi se riusciamo ad avere più sezioni contemporaneamente insieme, beh, meglio ancora. Prego, la domanda. Devi schiacciare sul microfono. Io sono dalla National News Agency, un'agenzia governativa dei libanesi, la più diffusa oggi nel mondo arabo, in lingua araba. Io sono qui dal 1986 corrispondente. Ho assistito a tanti, tanti incontri, dal governo Craxi, a Spadolini, a tutti, e c'erano incontri così. Certamente sono contento di questo incontro. Solo che la mia domanda, per togliere questa disperazione, che garanzia c'è che ci sarà una continuità? Che è veramente l'Italia avrà il ruolo che aveva quando Craxi era premier, quando c'era Andreotti e Berlinguer, che oggi non vedo questo ruolo. Grazie. L'onorevole Bagnasco, non so se vuole rispondere, però. La capisco benissimo, lei ha citato tre personaggi che hanno onorato l'Italia in maniera importante, hanno onorato l'Italia e hanno dato un'immagine, ma non solo un'immagine dell'Italia nel mondo. Noi qui, io faccio parte ovviamente molto modestamente della compagine di governo, non mi piace promettere cose che poi non si potranno realizzare. Quello che posso dire è che sono convinto che il governo attuale sta cercando in tutti i modi di fare una politica estera importante e significativa, e che anche il nostro Ministero degli Esteri, con il quale devo dire abbiamo rapporti molto stretti, sta lavorando, ha una grande esperienza internazionale, ha fatto 30 anni, quasi 40, all'interno delle organizzazioni europee, oggi sta lavorando in maniera importante, io più volte l'ho sentito direttamente con le mie orecchie, questo lo posso confermare a voi, di quanto sia importante e significativa evidentemente la situazione del Medio Oriente. Lo sappiamo, il mantenimento che abbiamo confermato del nostro contingente in Libano non è una scelta da poco, perché vorrei che fossimo chiari, è il più grosso contingente italiano nel mondo, nella scacchiera internazionale. Quindi è uno sforzo importante. Cosa vuol dire? Che l'Italia sa benissimo quanto è importante il Libano, perché dunque certamente non farebbe questo tipo di sforzo. Poi chi ha collaborato con il nostro contingente, mi dicono tutti, e qui ho delle conferme, che sta lavorando molto bene, ha instaurato anche dei rapporti importanti con la popolazione libanese, e questo penso che sia importante. Per quel che ci riguarda posso solo dire che mi farò partecipe evidentemente a nome di tutti, ma anche a titolo personale, nei confronti del governo, di continuare a stimolare. Grazie. Sì, noi saremo presenti e vigili. Chi mi conosce sa che sono continueremo a come si dice, a essere stimolatori nei confronti dei nostri governanti. Grazie. Io mi auguro che i nostri governanti potranno essere presto all'altezza delle persone che lei ha citato, che tutti noi stimiamo. Signori, grazie e ci vediamo a ottobre. Sì, sì.